Buongiorno a tutti i telespettatori di Classe NBC e benvenuti all'interno del nostro approfondimento del lunedì, quello dedicato all'AIMA in Italia. Come tutti i lunedì, quest'oggi faremo l'analisi fondamentale di una società e in particolare quest'oggi ci dedichiamo a una società attiva nella produzione e distribuzione di film, Lucisano Media Group. Faremo ovviamente la nostra analisi fondamentale insieme al nostro specialista Cristian Frigerio di Foreign Sicaf, che dovrebbe già essere in collegamento con noi. Allora passiamolo a salutare. Buongiorno Cristian, mi senti? Buongiorno, buongiorno a tutti, mi sentite? Ti sentiamo benissimo Cristian, non ti vediamo ancora, però temo che tra pochissimo ti vedremo anche. Allora cominciamo subito con la nostra analisi fondamentale. Cristian, prego. Lucisano, ti ho spoilerato già il titolo. Oggi parleremo di Lucisano Media Group, è un gruppo attivo nella produzione filmica e nella gestione di sale cinematografiche. L'attività centrale del gruppo è svolta attraverso la controllata Italian International Film, IIF, che è uno degli operatori più antichi italiani attivo nel settore della produzione, acquisizione e distribuzione di prodotti cinematografici per il cinema e la TV. Il gruppo è stato fondato a Roma nel 1958, la IIF precisamente, e ad oggi conta circa 85 dipendenti. La società è debuttata su EMI Italia nel mese di luglio del 2014, raccogliendo circa 6,4 milioni di euro in aumento di capitale ad un prezzo di 3,5 euro per azione. Passando alla slide dei dati di conto economico, abbiamo un 2019 chiuso con circa 38 milioni di euro di valore della produzione, in aumento del 2,3% rispetto al 2018. Vediamo che negli ultimi tre esercizi sostanzialmente la redditività è rimasta più o meno stabile in area 38 milioni di euro, scusatemi, il valore della produzione. L'EBITDA nel 2019 è risultato pari a 13,4 milioni, un lieve aumento rispetto al 2018, con una marginalità più o meno stabile al 35%. L'EBIT di contro è sceso a 3,4 milioni rispetto ai 4,3 milioni del 2018. Infine il risultato netto anch'esso è sceso a 2,3 milioni rispetto ai 3,3 milioni dell'esercizio precedente. Calo dell'utile netto e dell'EBIT imputabile a maggiori ammortamenti derivanti appunto dall'applicazione del principio contabile IFRS 16. Allora, il 2020 chiaramente ha cambiato un po' le carte in tavola. L'azienda ha subito messo in atto una serie di misure per controllare i costi e ridurre i costi. Vedremo poi adesso nelle prossime settimane uscirà la semestrale, anche se probabilmente già nel secondo semestre vedremo un recupero a livello di valore della produzione e di risultati. L'azienda comunque è attiva, le produzioni continuano, sono proseguite in questi mesi. Da segnalare oltretutto un caso di successo: nel mese di aprile l'uscita del film 7 ore per farti innamorare su tutte le principali piattaforme streaming on demand. Ebbene, questo film è stato il più visto, il film italiano più visto durante appunto il mese di aprile, e questo sicuramente è un successo molto importante, che testimonia anche la qualità delle produzioni del gruppo e anche chiaramente del modello di business. Passando alla slide successiva, qua vediamo l'andamento dei ricavi e dell'utile netto negli ultimi anni, negli ultimi 5 anni. Questo forse è un po' un tallone d'Achille. Vediamo che i ricavi negli ultimi anni sono risultati più o meno stabili, sempre in area a 38 milioni di euro circa, mentre vediamo un utile netto che è diminuito progressivamente, passando da 5,1 milioni nel 2015 a circa 2,3 milioni nel 2019. Ci sono stati un po' di fattori, in parte fiscali,
in parte derivanti anche nel 2019 dall'applicazione dell'IFRS 16, che un po' incide a livello di redditività. Questo è un po' un tallone d'Achille della società, forse la scarsa crescita. Però dal mio punto di vista non bisogna soffermarsi solo sui dati di conto economico, ma guardare quelli che sono anche i dati patrimoniali e la generazione di flussi di cassa. Ebbene, passando alla slide successiva, andiamo a vedere i dati di stato patrimoniale. Nel 2019 abbiamo un capitale investito netto di circa 71 milioni di euro, un patrimonio netto in crescita quasi 36 milioni di euro ed un indebitamento netto in crescita 35,2 milioni di euro rispetto ai 31,9 milioni del 2018. L'indebitamento, allora, bisogna fare un po' di precisazioni. Innanzitutto, di questi 35 milioni di euro, quasi 11 milioni sono riferibili all'IFRS 16 e quindi indebitamento derivanti dalle attività, i beni in leasing. Scorporando questa componente, l'indebitamento netto puro finanziario è di 24,4 milioni, quindi senza l'IFRS 16. 24,4 milioni, di cui circa la metà è un indebitamento legato alle produzioni. Sostanzialmente, quando Lucisano deve produrre qualcosa, un film o una serie TV, si va ad indebitare con gli istituti finanziari. Questo indebitamento chiaramente supporta gli investimenti nella produzione. Una volta che il film esce in sala o in televisione, il debito viene chiuso, quindi c'è un flusso di cassa in entrata e viene, diciamo così, annullato, chiuso. Quindi un indebitamento che è strettamente collegato alle produzioni. Viene da dire quasi che più ce n'è meglio è, perché vuol dire che l'azienda sta producendo. Più film produce, più serie TV produce, più questo indebitamento sale. È appunto un indebitamento strettamente collegato alle produzioni. Quindi di fatto l'indebitamento alla fine, anche scorporato dalla componente dell'IFRS 16, è risultato più o meno stabile in questi ultimi 3 anni ed è un indebitamento assolutamente sostenibile, sia se rapportato al patrimonio netto che all'EBITDA. Passando ai flussi di cassa, questo è un altro punto importante. Questa è un'azienda che genera ottimi flussi di cassa. Se guardiamo il cash flow operativo, nel 2019 è risultato pari a circa 11 milioni di euro, un valore decisamente elevato rapportato all'EBITDA. Di contro gli investimenti sono stati pari a circa 7,4 milioni di euro, quindi il flusso di cassa al netto degli investimenti è stato superiore a 3,5 milioni di euro. Una generazione di cassa importante che c'è da anni, insomma, è una delle caratteristiche del business di Lucisano e anche di questa azienda. Ottima generazione di flussi di cassa. Passando ai multipli, vediamo la slide finale. Ho preso i multipli sul 2019. Multipli sul 2019 abbiamo un EV/EBITDA di 3,8 per, un price earnings di 6,7 per e un price book value di circa 0,4 per. Questo è un valore decisamente modesto. Ad oggi la società capitalizza meno della metà del patrimonio netto. Ho preso i multipli 2019 perché dal mio punto di vista sono quasi più significativi di quelli dell'esercizio 2020, perché credo che già nel 2021 vedremo un recupero abbastanza significativo a livello di risultati, quindi di fatto il 2020 è una fase transitoria. Prendendo il EV/EBITDA e price earnings, li ho paragonati al valore mediano di sostanzialmente due società comparabili quotate su AIM, che sono Notorious Pictures e Leone Film Group. Ebbene, abbiamo 3,4 per di valore mediano come EV/EBITDA e 22,2 per di valore mediano a livello di price earnings. Diciamo, a livello di EV/EBITDA è più o meno in linea, a livello di price earnings teoricamente sembrerebbe a sconto. Tra i comparabili non ho preso Iervolino perché ha dei livelli di marginalità
molto elevati e non paragonabili con Lucisano, quindi ho preferito escluderla dal campione. Ricordiamo, ad oggi la società capitalizza circa 15 milioni di euro, mentre il flottante pari all'11,75%. Sul fronte delle ricerche, l'ultima ricerca disponibile è quella di Banca IMI, pubblicata in data 28 aprile 2020, target price di 2,3 euro per azione, che implica un upside teorico del 120% rispetto ai prezzi attuali. Ebbene, Banca IMI stima per il 2020 38 milioni di euro di valore di ricavi, quindi valore più o meno stabile rispetto al 2019, un EBITDA in lieve calo a 12,5 milioni, un utile netto di 1,4 milioni in calo rispetto ai 2,3 milioni del 2019 ed un indebitamento finanziario netto pari a 37,5 milioni, un incremento di circa 2 milioni rispetto al 2019. Quindi, ricapitolando, abbiamo un 2020 sfidante, diciamo così, chiaramente il Covid ha impattato negativamente, però di contro abbiamo una società che sta comunque producendo, sta portando avanti i progetti, sta contenendo il più possibile tutti i costi operativi, ricorrendo a tutti gli strumenti e i mezzi necessari. Abbiamo una valutazione che è modesta, perché 15 milioni di capitalizzazione è meno della metà del patrimonio netto del gruppo, e quindi è una capitalizzazione decisamente modesta, al di là di tutto, al di là di un 2020 negativo e sfidante. È un titolo che secondo me è penalizzato anche un po' dallo scarso flottante, ricordiamo inferiore al 12%. Quindi un gruppo comunque che, nonostante ciò, genera buoni flussi di cassa, sta portando avanti progetti molto interessanti e quindi ormai si guarda neanche più al 2020, ma si guarda al 2021 in un'ottica di piena ripresa, diciamo così, delle attività e anche delle sale di riapertura e ripartenza completa dei cinema. Quindi una situazione, diciamo, che in ottica 2021 guardo in maniera moderatamente positiva e con un titolo che di fatto ha scontato anche gli scenari peggiori ormai. Va bene, allora questa è l'analisi fondamentale di Lucisano Media Group. È stato un piacere avere a che fare con te, Cristian, e ci vediamo la settimana prossima. Cristian Frigerio. Grazie Emeric e grazie a tutti. Terminiamo qui il nostro approfondimento quotidiano dedicato al mondo dell'AIM, ora andiamo in pausa, ma restate con noi.